Antonio, oggi parliamo di frutta secca. Nei tuoi piatti, la usi? Allora, la frutta secca secondo me, per me e penso un po' per i bambini del sud, rappresenta la crescita nostra, perché per un bambino il Natale è la cosa più bella, perché il Natale c'erano i regali, si riunivano le famiglie, perciò come attore principale sulle tavole campane c'erano dall'uvetta, pinoli, noci, castagne, fichi, datteri, perciò per me trattare la frutta secca è sempre stato un piacere, e come infatti nella mia cucina uso la frutta secca. Villa Crespi ormai da 10 anni che ogni anno cambiamo piatti, e da parecchi anni rimane come piatto di battaglia la linguina di Gragnano con zuppa di pane. Perciò è un piatto che ormai sta in carta dal 2004, e in questa zuppa di pane troviamo la frutta secca. Perciò la noce, troviamo l'uvetta, il pinolo, troviamo un po' di prugne, un po' di dattero, perciò la usiamo. Poi in pasticceria pure la usa, e adesso stiamo facendo pure un pre-dessert salato dolce, che è tutta la frutta secca che Ventura ha fatto, questo prodotto che è tipo una misticanza, che avvolgiamo un fior di latte dentro e attorno ci mettiamo tutta un'insalata di una salsa di lattuga, di rapanello, perciò abbiamo fatto un piatto salato pure a base di frutta secca. Perciò ripeto, la frutta secca per me è un po', resta nel DNA, e vedere frutta secca uguale contentezza per me. Napoletano al nord, già da tanti anni, cosa ti è rimasto nel cuore? Ecco qua, è una domanda che capita proprio a pennello. Era emigrante, guarda qua. Cioè io sono il emigrante, non lui. Esposito. Tu hai sotto il meglio, hai sotto il meglio. I più meglio di Napoli. No, facciamo solo il nostro meglio. Ma tu a questo signore qua cosa gli vuoi dire? Gli ho già detto tutto, guarda. No, non parolacce. No, quello no. No, noi siamo forse, cioè io l'unico, cioè uno dei pochissimi amici veri che ho. E poi è difficile avere nel nostro mondo dei colleghi che sono veramente degli amici, capito? Cioè, abbiamo dei buoni rapporti con tutti, ma l'amicizia è un'altra cosa. Con Tonino c'è un rapporto speciale a livello umano, prima che ancora di grande schiettezza professionale. Guarda, in verità lui ha detto: Madonna, guarda che sta arrivando, andiamo a vedere. No. Beh, ormai ci conoscono tutti, che la coppia che ci puntecchiamo sempre, ma come ha detto Gennaro c'è un'amicizia sana, un'amicizia bella, e per farvi capire, quando due persone, se la vogliamo mettere sul piano dei colleghi, abbiamo fatto delle vacanze insieme dove ci siamo sopportati 24 ore insieme, perciò la dice tutta. Poca carta è una pippa. Ma due grandi chef come voi mangiano ancora la pizza o no? Ma guarda, io innanzitutto voglio dirti che quando lui viene a mangiare da me e io vado a mangiare da lui, ci facciamo le pulci alla grande, siamo cattivissimi, spietati, perché come dire, poche persone possono essere sincere come un amico a dirti quello che va e quello che non va. Poi dopo, quando siamo insieme, mangiamo tutt'altro, cioè nel senso, mangiamo volentieri gli spaghetti a vongole a 2 di notte o aglio e olio, e perché no, una buona pizza, perché sai, quella è la cucina italiana, la gastronomia italiana, che le basi, hai voglia sempre di mangiare quelle cose lì. E poi quando mangi una pizza significa convivialità, si parte da lì. Ma questa pizza è nata veramente a Napoli o no? Non scherziamo, cioè mettete le mani dovunque, ma non sulla pizza. Ma guarda, tu mi fai una domanda che sembra scontata, però l'altro giorno con un giornalista spagnolo mi chiese questa cosa, io sono rimasto un attimo smarrito, perché ho detto: cavolo, allora non è chiaro che l'origine della pizza è napoletana, ma sai che anche la pasta è un po' così, cioè c'è questa cosa che dopo tanti anni la pasta sembra vista da più lontano, da un altro continente, sembra una cosa
europea più che, voglio dire, italiana al 100%, per cui non dobbiamo meravigliarci, anzi dobbiamo lavorare a caratterizzare sempre di più e rendere sempre di più unica queste cose. Vediamo cosa dice Antonio. Io non voglio scendere nel discorso della pizza dove è nata, perché ormai ultimamente si stanno sentendo delle cose dall'Egitto, dalla Spagna, eccetera, eccetera, dall'America con il pomodoro. So solo che la pizza migliore si mangia a Napoli, perciò è nostra. Io non ci credo, se mi invitate a mangiarla vedremo. Mi sto minacciando, dai. No, non scherzare, se no ti prendiamo e ti cuciniamo. No, io non ci credo finché non l'assaggio veramente, ma vorrei che lo faceste voi. Allora, guarda, se noi facciamo la pizza proprio perché è una cosa che non, tra virgolette, sappiamo fare, nel senso non è il nostro lavoro, ma la faremo con così tanta attenzione, così tanta cura, che forse mangerai una pizza significativa. Non andate a comprare al supermercato surgelata, no, eh? No, questo mai, cioè piuttosto, come ha detto Gennaro, ci facciamo uno spaghetto agli aioli piuttosto che mangiare qualcosa di congelato che fa male sicuramente alla nostra tradizione. Grazie a tutti e due. Grazie. Grazie.